Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a casa mia. Eccoci qua, come ogni vigilia di Natale, l'amico Piero mi viene a trovare e mi mostra la sua collezione. Ce la mostra un po' a tutti noi, no? Gli altri anni abbiamo visto delle collezioni un pochino, diciamo, ciofecose, diciamo. Io ho come la sensazione che quest'anno sia riuscito a migliorarla, abbia imparato un pochino la lezione e anche con l'aiuto del fatto che in uno degli ultimi video qualche mese fa ha venduto qualche orologio, Sì, e ne ho acquistati altri. e ne ha acquistati altri, quindi ha diminuito la quantità e migliorato la qualità. Quindi noi siamo qua per dare una sbirciatella, come si suol dire, ai suoi simpatici orologi. Ma prima, ciao amici, c'è anche l'amico Piero, è vero, c'è anche lui. La sigla iniziale, quella... E anche questa è fatta. Poi Questa la userai sempre questa. finiranno, dopo le feste. Ah, Finiranno. Una volta che ok. finiscono, poi dopo. L'orologio del giorno dell'amico Piero. Cos'è l'amico Piero? Swatch. C'ha lo swatch, Swatch. facci vedere. Un simpatico swatch. Ultimamente lo stai usando spesso, In quest'ultima settimana, sì. eh? Bravo, un bel orologio. Simpatico. E invece io ho, come al solito, il Longines Legend Diver da 39 mm, ultima acquisizione, calibro LE888. Un simpatico orologio, diciamo. Un giorno quando sarai grande lo potrai avere anche te. Ne ho di meglio oggi qua. Ah sì! Yo-ho-ho! Quindi da cosa partiamo? Partiamo dalla mia collezione di Swatch. Oh, sono tutti qua? L'ultimo acquisto è questo qua di Natale, che volevo metterlo oggi, ma mi è passato di mente. Anzi, me lo metto subito. Aspetta, No. facciamoli un attimo vedere prima. Perché qua c'è qualcosa che non mi torna a me, Cosa? eh. Allora, abbiamo questo qua. Cosa non ti torna? Questo qua che è Snoopy. Sì. Simpatico Snoopy. Questo è il genio delle tartarughe. Il genio delle tartarughe, che è un simpaticone, si vede dal Tu manco baffone. sai chi è il genere No, non tartarughe. ci interessa. Non sai chi è Bulma, non sai Tex niente. Wheeler, chi è Tex Wheeler? È anche vero che anche quello non sapevo. Sto qua invece è la famiglia dei Peanuts. Peanuts? Peanuts, Azzeccato. Snoopy e company. E Oh, quella dei Simpson che è quello ganza, lo eh? sai chi sono i Simpson. Sì, li vedo, li Allora, guardo, mi meno garbino, mi garbino. male. Questo qua è Natalizio, è quello che ti puoi indossare ora, no? Meno male. Se, Questo qua giallone invece è quello... è di un pittore È un pittore famoso. famoso, già detto, Non mi non si ricordo. ricorda chi è, Sì, non sa cos'è, non ma è un pittore ho neanche famoso. controllato per... Ascolta, ti hai detto che qua sono che è tutta la collezione? Degli Swatch, sì. Che Eh no. E la manca? regina? Cazzo, non ci ho pensato. Come non ci hai È perché è di Monica la regina. pensato? Cioè, c'ha lo swatch con la regina che in tanti vogliono, bramano e non l'ha È vero. Ma portato. l'abbiamo già fatto vedere, però. Sì, ma vedi che io i tuoi orologi non li ricordo. Sì, io no. Io Quindi no. gli swatch li mettiamo Meno un attimo male da che parte. esisti. Meno male che esiste. Gli swatch li mettiamo da parte perché sì, sono da collezione, sono dei simpatici giocattoli, no? Che giocattolo, io li Orologi. amo. Poi vedo là tanto acciaio, tanto Allora, acciaio. prima volevo far vedere questo qua, che l'ho fatto sistemare da Yardella, dall'orologiaio. Oh, l'Atomic. Allora, questo qua, ragazzi, gliel'ho regalato io perché ne avevo presi due. Chiaramente io non ce l'ho più il mio perché spesso le persone mi chiedono, io non li voglio vendere, ma le persone mi chiedono, ma questo qua lo vendi? Ti do X. E allora io mi faccio prendere e lo do via, capito? Ne avevo presi due, uno per me e uno per lui. E io avevo rotto la corona. Lui subito, che chiaramente aveva rotto la corona di carica, Ma che proprio subito, è una stupidata, e è riuscito a farlo sistemare. Vedete che è nuovo, perché li avevo trovati come fondo di magazzino di un tipo che ne aveva 50 e ancora in cassaforte, nuovissimo. E quindi li avevo presi, mi sembra 80 euro l'uno, se non sbaglio. è bello, Non mi ricordo se il è mio era placcato, il mio bello. non era No, placcato, però erano uguale. uguali identici, uguali identici. È un vintaggino così, Atomic, con la K in fondo, che è uno di quei marchi che non esistono più, che però, cavoli, bello. Poi sempre uno degli ultimi acquisti è questo. L'SKX, quello da 38 mm, questo Sì, è. Bravo. il bracciale non è il suo Il originale. bracciale non è il suo originale, come mai, di cos'è? Come È falso, è un farlocco. Non lo so, è falso? quando me l'hanno venduto me l'ha detto che il bracciale l'aveva preso, non è fake originale. O quantomeno non è dell'epoca, ora non mi O sarà di un ricordo. altro modello? Probabilmente sì, ma Non non lo di questo so. modello qua. Va bene, però è sempre un E questo SKX. dà tante soddisfazioni. Fa il suo. Se, non lo so, non l'ho mai usato qui, però Perché non lo mi usi? Perché dicono che dà tante non lo soddisfazioni. indossi? Perché Cioè, guarda quanti ne perché ho! ce n'hai tanti belli, no? Guarda che sta bravo che 3 o 4 me ne hai regalati te di questi. Ma di quelli lì ce n'è uno che vorrei tanto, tanto. Non te lo meriti, non te lo meriti. E un giorno me lo comprerò anch'io. Poi ho
Me ne manca uno per avere la collezione completa, è K-Watch. Lui, no, forse voi non lo sapete, ma è l'unico al mondo a essere collezionista di EK Watch, cioè EK Watches. Eccolo qua. C'ha la versione GMT, che è quella con la lunetta blu e rossa, ok? Poi c'è la versione. Ah, ce n'è due di GMT, anche quella nera. Qual è quello che ti ho dato io? Questo me l'hai regalato Ok. Questo qua l'hai preso invece tu. Questo l'ho a preso a Tortona. Tortona. Questo Eccolo l'ho preso dai qua. Quando ragazzi sono stato in direttamente. Sì, Sicilia. e questo me l'hanno regalato loro, il prototipo. Ah, ah. Quello nero è il prototipo, non ce l'hanno neanche loro. Due diver e due di GMT. Simpatico. Infatti mi avevano proposto un Quello cambio. grigio non ce l'ha, ce n'è anche uno grigio. Mi manca quello grigio. Infatti l'ho detto che me ne Hanno fatto solo mancava uno. 5 modelli loro. No, perché c'è anche questo qui blu. E allora, quanti te Ne ne mancano mancano? due, ma vabbè, non è che posso aver tutto nella vita. Mi basterebbe quello grigio che mi piace. Certo. Anzi, se poi questo video, quando è pronto, lo inoltro ai ragazzi di EK Watch, magari E me vabbè, ma lo lo regala. vedranno qua, lo vedranno, no? Un po' di pubblicità gliel'abbiamo fatta, no? Sì. Mamma mia, il collezionista di ossa, come si suol dire. Poi, una per volta sono qua. Oh, Allora, quello che piace a te. dai. Questo è quello che piace a Questo qua, Davide. ragazzi, c'è poco da dire. Il Tag Heuer Aquaracer. Questo l'ho preso Questo usato da un tuo follower. 40 mm, bello. L'ho preso da un tuo follower, è un prezzaccio. Lui è un matto. Lui è un esaltato, non è un collezionista. E Ascoltami, che calibro c'è qua dentro? costa la pasora, Tara. Perché lui prende gli orologi, non sa niente degli orologi che prende, capito? E il signor Tag, no? Te lo ricordi quando c'era il signor Tag? Sì, mio amico. Non è mai esistito il signor Tag. Tag vuol dire Technique d'avant-garde. C'era il Ah, signor Heuer una volta, infatti, come si chiamava gli orologi una volta? Heuer, Heuer, perché quello lo c'era Jack sappiamo. Heuer. Ah, Jack si chiamava. Jack Heuer. Ah, Poi come dopo Giacomo, la Giacomo. Tag ha comprato Heuer, e quindi Tag Heuer, capito? Non è che esiste il signor Tag. Non esiste il signor Tag. Va bene, lui Peccato. sa tutto dei suoi orologi. Questo qua è bello, è talmente bello che sai cosa faccio? Te lo metti. No, te lo rubo. Cosa rubi? Me ne dai tre in cambio per No. Non ti questo. do niente io. No, questo non lo voglio, non mi Come piace. non ti piace il Legendiver? No. Cavoli. Il Aspetta, fammelo vedere bello di meglio. Piero è che ti dice proprio, capito? Non è che ti lecca, ti dice. No, è bellino, è bellino, Però un cambio con Tagore, con quello lì no. Ma non lo farei neanche io, perché sinceramente, cioè, sto qua si trova a meno, il Tagoyer. Sì, lo troviamo a 1.300, 1.300? 1.500, sì. Non credo, No, 1.300. nuovo viene 2.800 di listino. Però io l'ho pagato una segata. Qua è bellissimo. Il Tagoyer Aquarius, ragazzi, è bellissimo. È consigliato per chi vuole un orologio È sportivo per bello, tutti i giorni. sì. Però anche questo qua non è. Cioè, Lo sai che io non li indosso perché ho paura di hai rovinarli. capito, ma non funziona così. Che Lo so, però con la vita che faccio. fai? Vespa, casa e chiesa. Ma da un colpo alla Le Vespa battaglie, no? si Devi fare. rovina la batteria, si rovina. Vabbè, poi andiamo a questo che già lo conoscono tutti, questo Certo. me l'aveva regalato il buon Giacomo. Questo qua è un peccato che Giacomo non ha più la concessione di Oleg Weiss, perché sfuorano dei begli orologi, però è uno di quei casi nei quali gliel'avevo fatti prendere io, l'avevo convinto io a prendere Oleg Weiss in negozio, perché mi piacciono, perché sono fatti bene, sono belli. Solo che poi si è trovato in difficoltà con la distribuzione, gli orologi non arrivano, fanno degli errori quando fanno gli ordini, non è tutto, e quindi metteva in difficoltà Giacomo, che doveva vendere l'orologio a qualcuno, gli prometteva che arrivava, non arrivava mai. Hanno degli orologi bellissimi, ma si Vero? devono organizzare meglio loro, Sì. però. Peccato perché, E questo porca qua è proprio miseria. bello, 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 come Sì. si soleva dire una volta. Oppure Bello, bello, ora invece usa dire molto bello. bello. Eccolo, sì, l'ho visto ieri. Questo è molto bello. Oh, carino anche, dai. Sì, c'è bacio a chicchi di riso. Come questo qua, è uguale. Molto simile. Mio è più lucido, è più fine. Amore, stiamo facendo il video. Sì, amore, dai, ciao, ciao. Lo metto silenzioso. Scusa, cecchini. Scusate, amici. Questa taglia. Sì. Bello, dai, bracciale chicchi di riso come il mio, simpatico. Poi andiamo a un regalo che mi hai fatto tu. Oh, Fathers, Sì, che anni. Stars. Oh, lo sai cosa è successo? Mi è arrivato un pacco ieri da Fathers. Mi hanno mandato la. Hanno
Anzi, li ringrazio qua perché non gli ho scritto perché sono un po' io, sono un Che ti pochino. hanno mandato? L'agenda come regalo di E a Natale. me A te niente. niente, a te c'è Te ne l'orologio. doveva mandare due. Ma ha chiamato a me lui, quello dei capelli lunghi. Ma ha detto, oh, mando un'agenda a Davide per Ma non è vero. te. Sì, È ora mia. lo richiamiamo. La Ora lo tengo io. richiamo. No, erano due, essere Oh, due. signore. Non c'è scritto amico Piero No, non c'è sopra. scritto amico Piero. Eccolo qua, questo qua è un bell'orologio. E ora hanno fatto anche la versione Sì, infatti GMT. quando me l'hai dato avevi la lacrimuccia. E per poi. Sì, ragazzi, questo qua è un orologio che. Quando c'è da parlare male degli orologi, ne parlo male, non c'è un problema. Però ogni tanto l'amico Piero qualche soddisfazione bisognerà dargliela, no? Cioè, non è che. E lui gli dà un orologino e è E contento. sono contento, sì. Muzza. Vorrei vedere il contrario. Bello, promosso. Andiamo un altro Che regalo. calibro c'ha il Ah, Fathers? costa l'aro, l'editora. E Sellita SV200, Sellita SV200, sì. esattamente come Come Tagoyer. Tagoyer, sì. Poi un altro regalo che mi hai fatto tu. Beh, questo qua è tanta roba. Conosciutissimo anche. Questo qua non te l'ho regalato, dobbiamo dire la verità. Abbiamo fatto uno scambio. Sì, va bene, ma che scambio non Abbiamo era. fatto uno scambio di te, mi hai dato lo Young Guns Sì, e vabbè, ma io ti non ho era. dato Che questo. scambio era? E Scambio. mi hai fatto perché me lo volevi Anche sto qua non regalare? te lo. Cioè, te l'ho visto quando siamo Questo andati. lo uso per andare in Sicilia. Lo sai già. Lo uso per andare a Lui se lo Palermo. mette per andare in Sicilia perché con questo qua diventa sfarzoso. Arriva il picciotto che ha fatto i soldi dal nord e lui, capito? Si mette questo Loro qua. mica lo sanno che. Oddio, i tuoi follower siciliani lo sanno. Insomma, 2000 passa euro li costa, non è che. Sì. Però te lo sei messo quando siamo andati in Svizzera, mi ricordo. Da Maurice Lacroix. Poi per leccare. E poi un'altra volta te l'ho visto, non mi ricordo. Due volte. Non te lo, anche questo qua non lo metti mai. Perché ho Cioè, paura di rovinarlo. più gli orologi sono belli e meno se li indossa. Guarda questo qua come l'ho tutografiato. Qui c'è il vetro minerale. E ho capito, ma cioè, pensa se graffio Bello. quello. Che bello che è questo qua. Questo è bello Mamma mia. E c'è che calibro c'ha? bello. Che cavolo però. Tu lo fai Il Sellita apposta, eh? SV200. Anche Allora, sì, quando questo. te dici Sellita SV200, non sbagli mai, c'erano tutti, Ah sì? capito? Sì. Ah, oh, Sellita SV200, ma Oh. V con la V o doppia V? W. Sellita W200. Sellita SV200. Questo che calibro c'ha? Il Sellita Eh no, eh SV200. no, eh no, non No, ce l'ha il non Sellita ce l'ha. SV200. Questo qua è Solo è un a quarzone. È un quarzone. batteria. A batteria, a batteria. Però questo qua è forse è uno degli ultimi rimasti di quando compravi gli orologi che. Sto qua eravamo in negozio da Giacomo a fare un video, Mi gli ha preso pigliato lo una. schizzo, lo voglio e se l'è Sì, non comprato. ti ho mai detto una cosa. Ho No. comprato poi 400 euro di bracciale. Davvero, Perché questo quante? era col cinturino. L'ho preso in Germania. Sì, Cioè, si scoprono gli altarini qua. l'ho preso originale del Formula 1. 400 euro, ma nuovo però, Ora, se sto qua lo vendi, quanto ti danno? Nemmeno 400. eh. Non lo so. Però non ti Tanto, interessa, no, perché no? non lo Che te vendo. sei ricco, non li vendi. Tu sei ricco. Mi dai da vivere a me quando sono. Bugiardo. Beh, è simpatico. Se fosse automatico sarebbe E lo fanno carino. anche, ma vogliono 3.000 euro Invece sto qua l'hai pagato? però. 1.000 euro, 1.100. Vabbè. Sì, Giacomo mi ha fatto un prezzaccio. Ora non so quanto viene di vestito. Mi ricordo, ma 1.000 o 1.100? È anche bello, ma anche sto qua, sì, questo qua. Poi c'è anche un orologio che qua non può esserci. Lo Perché Young Guns a batteria sgrattugiato. dov'è? Sì, è vero. È ancora da Giacomo. Perché ha fatto un incidente con lo scooter, perché lui ha comprato lo scooter. Come quello al tuo. Voleva lo scooter come il mio. Allora se l'è preso, è venuto qua alle 15, ha fatto un giro sotto nel piazzale, ha fatto bip 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 bip. Alle 15:30 mi chiamano che ha fatto l'incidente. Perché non è buono? Devi guidare le Vespe, devi Vabbè, la guidare. moto ce l'avevo uguale, la tua non mi è mai Sì, successo sì, sì. niente. Lo scooter non va bene per me, lo scooter è troppo veloce, troppo E lo Young potente. Guns gli si è sgrattugiato, gli è partito proprio il vetro, Sì, ma proprio sgrattugiato anche la ghiera. no? Quindi l'hanno mandato su dagli amici tedeschi. Che è ancora un anno Mettetevi l'anima in pace quando succedono che. È queste perché ha cose. batteria, se era automatico era già pronto. Capito. E poi anche questo. Ah, ecco, un altro Aquaracer. Questo qua mi piace meno di quell'altro. Perché? Perché da 43, intanto. Però è bello. Da 43. Che calibro c'è? Il Sellita SV200. Dio. Aspetta, piano che mi fa male il braccio. Bravo. C'è il Sellita Eh SV200? sì, non sbagli mai con quello, te l'ho detto. Solo che da 43, ora siccome ho provato quello da 40, facciamo che provo anche quello da 43 così vediamo la differenza. Quello da 40 è di un comodo. No, ma. Cioè. Però questo è La lente bello. magnificatrice intanto mi piace meno su questi Però è orologi qua. pacchiano, questo mi piace. Guarda che bello che è. È un po' grossino.
Però il diver deve essere così, ragazzi, Questo eh. l'ho preso da un tuo follower Un'altra volta. di Ma te Viareggio. abusi dei miei follower, anche E mi fisicamente. scrivono Anche loro. fisicamente abusi. Sì, ogni tanto sì. Mi scrivono loro. Ciao, amico Piero, ti interessa? E io. E te, trunk. Se mi interessa, prendo. No, dai, sta bene, però sta sicuramente meglio quello da L'avevamo 40. anche salutato in un video. Mi sa che è di Firenze, non di, o di Pisa. Non mi ricordo più. Avevamo salutato anche la figlia. Lui Che la figlia ti segue, sua fa finta figlia. di non ricordarsi. E non mi E ricordo. l'ultimo. Che ha un Sellite SV 200. No, questo qua no. No. Cosa Questo c'ha? qua no. Non sa so, che non lo so che calibro c'è lì dentro. Dai. Il Questo. Monaco, il Tag Heuer Monaco. Tutto originale, bracciale originale, scatola Peccato originale, che è un garanzia originale. cinturino. È un cinturino originale, Wow. scatola originale, garanzia originale, indossato quattro Ma l'avevo anche volte. messo in vendita una volta, no? Sì, Però ma. no, non convintamente. No, no, come faccio con le Vespe? Se, le metto a 4.000-5.000 euro per non Wow. venderle. quando una cosa ti piace, ti piace. Allora, questo qua l'ho provato 1.000 volte, non mi ha mai convinto. Nonostante ciò, mi sto avvicinando molto agli orologi rettangolari quadrati. Questo è un pezzo di storia, cioè, Tag Heuer Monaco non può non piacere. Su, Sto qua sa che calibro c'ha? Il cosa? Che calibro modulare. vuol dire? Vuol dire che è composto da un modulo solo tempo con sopra appiccicato un modulo cronografico. Lo si nota innanzitutto dalle tre viti che sono lì sul rotore che mi stanno ad indicare che quello lì è un Ethano 2892. Quindi è un accrocchio? No, No. crocchio, anche lo scintigraph che ho recensito l'altro giorno è questo calibro qua. Ah. È modulare, è meno pregiato di un calibro integrato, diciamo, però ha vantaggio dello spessore. E lo si vede dal fatto che i pulsanti e la corona sono disassati, non li vedi? Quindi non vale un cavolo. Non è che non vale un cavolo. È una versione, cioè, è un calibro che è difficile da gli orologiai perlomeno trovano difficoltà nel fare la revisione perché devi smontare un modulo e l'altro, poi rimetterli insieme c'è cioè a tribolare e lo fanno. Vedi che faccio bene a usarli poco. Così non si consuma. Sì. Anzi, lo provo adesso. Dai. Per l'ennesima volta proviamo il Monaco. Anche vi dicevo, Jaeger LeCoultre che è rettangolare mi garba. Ora mi comincia a Ma piacere come ti sta il bene? Santos. Si comincia a Il santo piacermi. sta bello, sì. Oh. Orologiao, au, au, a me non. L'hai fatto anche l'altra volta? Sì. Perché è grosso, capito? Quindi ti viene da fare così. È bello. Mi Non dà anche so. questo tante soddisfazioni. Lo indossi con soddisfazione? Sì. Per Bravo. andare in Sicilia indosso solo ma questo, non ti scambiano per ricco ricco, no? eh? Con l'icon Ma là. perché vuol dire che sono ignoranti in Sicilia? No, Sta no, no, per l'amor del cielo. attento, No, no, i no, no. tuoi follower. Facciamo le mani, facciamo le Ce n'hai mani. Vabbè. tanti palermitani di Meno follower, eh? E male, non fa solo piacere. Poi palermitani. la prossima volta vengo a Palermo con te, dai, promesso. Dai, bisogna farlo. Giura. Dai, bisogna farlo, dai. È un Allora, ultimo sai che mio momento. padre ci Sì, tiene, sì. eh? Ha una stanza solo per te. Ma nella casetta là su in cima? Non Sì. posso prendere un bed and breakfast a Se vuoi, parte. sì, lo prenderei anche io, perché c'è una strada, mio padre, solo lui la può fare, guarda. Va bene, dai, diciamo che insomma la collezione dell'amico Piero è promossa perché no, cioffè che, se vi ricordate, gli altri video partivano le cioffè che come Eh fosse. sì, ma avevo delle cioffie che C'avevi quei veramente. braille al quarzo. Non ce l'ho più. Me ne hai fatti vendere tutti al mercatino a Ah Spezia. già, è arrivato con un sacchetto con 10, con 11-12 E orologi. di più. Quanto ha dato? 50 euro. 100 euro. No, ma Cioè, erano una quindicina se li d'orologio. vendeva uno da solo, 10 euro l'uno faceva di più, no? Invece no, sacchetto, così con la testa bassa, dammi quello che puoi. Sì, per Bravo. 100 euro. Forse 50 50 secondo valeva. me. Hai preso, ti sei messo in tasca e sei andato a Viracarte. No, me ne sono comprato un altro. Sì, quello sì, poco ma Non sicuro. mi ricordo più. Va bene, ragazzi, nemmeno una cioffèca, orologi decenti, anzi, più che decenti. Mi stai quasi raggiungendo, diciamo. Ma ti raggiungerò. Mi Mi raggiungerai. piacerebbe un Breitling. Mi Ah. piacerebbe. Come si chiama quello grosso? Quello ciccioso. Quello di Firenze. Il Panerai. Panerai. Quello grosso ciccioso di Firenze. Panerai, ragazzi, abbiate Sì, ma io pazienza. guardo quello che mi piace, io compro quello che mi Bravo, piace. bravo. Non lo voglio falso, perché sennò dici, allora ho comprato lo falso. No, no, tu non lo diresti mai, lo so. Però mi piace quello lì, mi piace tanto il Panerai, ma quello proprio bello, quanto è? 44? Cioè da 47, da 44, da Che poi 45, l'ho da visto in 42. tantissime serie che sto guardando su Netflix, non facciamo pubblicità su Netflix, tantissime serie c'erano avvocati, giudici, in queste serie, c'erano tutto questo cazzo di...
di Panerai. E lo vedi, più lo vedo, più mi Quindi ti piace. fa influenzare. E come fai? Tu influenzi loro Bravo. e i film influenzano Ascolta, me. invece a me ieri mi ha scritto uno via email che si poteva fare lo scambio con il suo Panerai e il mio Speedmaster. Perché non l'hai fatto? No, perché non sono convinto, son convinto tanto di vendere lo Speedmaster, quindi mi proponeva uno del 2009, però senza lancetta di secondi. A me senza lancetta di secondi non mi piace, quindi l'ho già scritto. Poi tra l'altro mi ha risposto di nuovo dicendo che era disposto a comprare il mio Speedmaster a 5.500, perché a Torino i prezzi sono quelli lì, sta crollando. Io ho detto, stai a sentire, ma se a Torino, pigliala a Torino, no? Se a Torino cosa fai? Lo vuoi da me? Non ho più risposto, chiaramente. Ora l'ha Però allora, ho sentito, sentito, l'ho detto apposta. Cioè, a Torino lo trovo a 5.500, ti posso offrire quello, come dire, io sono magnanimo, ti offro 5.500, sì, ma secondo te quando vendevo io quante me ne no? sparavano? Io tanto non lo voglio vendere, ho detto, io se lo devo vendere lo vendo a 6.300, ma siccome sei a Torino ci sono quelli da 5.500, compralo lì che ti risparmi anche la spedizione e risparmi, Ma una no? volta quando ho messo in vendita quindi una del canale che ti segue mi aveva offerto 500 euro. Ci sono queste persone così Io posso sfrontate. darti 500 euro, va E te gli scritto. dicevi, con 5. Ok, amici, va bene che io faccio la figura del poveraccio, però 500 euro, dai, su, Dai. Va cioè, bene, vabbè. dai, E il chiudiamo. brindisi? Che chiudiamo? Il Ah, già, brindisi? bisogna fare il Dobbiamo fare gli brindisi. auguri Il ai tuoi follower, a chi ti brindisi segue. natalizio, dai, 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 Non mi dai. graffia gli orologi, No, per l'amor del cielo. Quindi prendiamo lo sponsor della giornata. che anche l'altra volta c'era, perché Ma non è lo sponsor, è buono. e poi i bicchierini. Oh, allora qui ci abbiamo Michonne e Rick. Te chi vuoi? Michonne, e tu Michonne, fai Rick perché ti ho regalato anche il pupazzino di Rick. sì, Michonne con il ciclo di dietro, Sai il e non vedi che è ciclo? rosso. Sì, e anche lui è rosso però. Lui è sangue, lui è un eroe, lui l'hanno colpito. Sì, ma lui non c'è più. Butta giù. Nella serie non c'è più. Questo è buono, mamma mia, se è buono. È siciliano, no? Sì, qui è il ragazzo che avevamo conosciuto a Tortona. È un poliziotto. Ah, già. Poliziotto a Genova. Una bravissima persona, veramente in gamba quel ragazzo. Quindi, ai tuoi follower e a noi due. Auguri a tutti. A tutti. Auguri, buone feste. Amen. Volevi fare alla goccia? Goccia sono fatta, però. Aspetta, io a metà. È Brucia, eh? buono. Auguri amici, auguri! Allora, dai, il video finisce qui, spero vi siano piaciuti gli orologi di Piero. Gli orologi di Piero, che muore, se muore però io faccio finta di fare la respirazione e poi mi piglio gli orologi. Questo si chiama massaggio. Massaggio. La respirazione non me la fai. Anche se BLS. muoio, lasciami morire, non mi fa la Va respirazione. bene. Se vi è piaciuto il video, bene, se non vi è piaciuto ce ne faremo una ragione e torneremo l'anno prossimo, imperterriti. Ci vediamo fra un anno. Fra una bella battutona. No, il prossimo 25. Comunque vi ricordo che gli appuntamenti 24, fissi 24. Oggi cos'è? 24, 24 24, oggi. Oggi è 24, dai, a 24. vigilia, è Oggi è la mezzanotte. vigilia, cavolo, a mezzanotte nasce Gesù bambino. Gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Quando vuole lui, quando vuole Oh. lui.